No, la cosa complicata è stata incrociare le agende di questi qua, cioè fare in modo che fossero presenti nello stesso posto. Poi i film noi ci siamo divertiti, addirittura c'è il paradosso che io questo l'ho finito di girare prima, insomma questo era pronto da tempo, insomma, però comunque l'uscita era prima di Maschi contro Femmine. E in questo le femmine fanno delle figure terribili, confermate? No, vedi, Maschi contro Femmine. No, mi sono divertito a mettere in luce i difetti delle femmine. Chi ha visto il film sa di cosa sto parlando. Cioè, alcune di loro, se non tutte, fanno delle cose efferate di manipolazione nei confronti degli uomini. Minimizzi. Pensa solo a quello che fa Lucianina, insomma, nel film. Niente, anche la mamma, della sua tenerezza, insomma. E, no, niente, noi ci siamo divertiti molto e il divertimento spero che traspaia dalla pellicola, in genere rimane impresso magicamente. L'obiettivo è arrivare a fare i cartoon, così non ho più i problemi che citavo sopra, insomma, di incrociare le agende e usare loro soltanto come doppiatori, così vengono un giorno, ci divertiamo, doppiano il film. No, non lo so dove voglio arrivare. Sicuramente a me piace la commedia romantica, mi piace la commedia romantica inglese piuttosto che quella americana. Voglio continuare a fare film che mi piacciono sperando che me li facciano fare. L'obiettivo è avere una lunga carriera e divertirmi. Poi non so che film farò, sicuramente non tristi perché sono il primo ad annoiarmi quando vedo un film drammatico. Sicuramente in questo film, dal film doppio, gli uomini ne escono un po' sconfitti, non rivelo nulla, insomma, della trama di niente, però insomma. Le femmine ne escono meglio alla fine dal doppio confronto, nonostante io per tutto il tempo in sceneggiatura abbia cercato disperatamente di far uscire bene i maschi. Quindi Pulsatilla, che è qua davanti, insomma, combatteva una donna contro tre in sceneggiatura e chiaramente lei beccava con infallibile precisione i nostri difetti, che peraltro noi mettevamo in mostra già durante le sessioni di sceneggiatura, quindi non era difficile trovarli. La domanda su Peter Pan fatta a questi quattro è una domanda retorica proprio. Micidiale, insomma, ce ne sono di meglio, insomma, di uomini in circolazione di questi quattro qua. Sembra che le donne dipinte in questo film siano, pur essendo un film, una ficzione, una favola, una storia, qua tre storie, tre, quattro storie, ovviamente di ficzione, di fantasia, mi sembra che le donne, e anche gli uomini, cioè, ma soprattutto le donne, parlando di queste che ci sono in questo film, siano più reali, più profonde, più a tre dimensioni, più vere delle donne che leggiamo. Prima pagina di giornale. Calata una tristezza enorme, proprio ho visto gente andare via. No, ma sicuramente i maschi sono sempre Peter Pan, ma d'altronde, altrimenti le donne, non, cioè, perché siccome l'obiettivo delle donne è cambiare gli uomini, se voi aveste l'uomo perfetto, che obiettivo poi avete? Adesso infatti lei è proprio la storia precisa, è la sua, cambiare l'uomo a... Come dire, secondo l'ideale, però poi esatto, ha detto lei in italiano che è meglio. Fa piacere che salti Valentino come se non esistesse, non lo salta come se non ci fosse nella sua cosa e lo conosce. La cosa divertente è che le donne, insomma, in questo film almeno. Mia moglie sembra innamorarsi di quest'uomo, insomma, avrà avuto dei motivi per innamorarsi di quest'uomo, insomma, avrà avuto, si sarà innamorata dei suoi difetti, probabilmente se fosse stato come lei lo avrebbe voluto, all'inizio non se ne sarebbe innamorata. La cosa, L'ho già detto io. Sì, ti ringrazio, mi ripeto, lo ripeto anche meglio in italiano. È triste, e guardate, è difficilissimo fare un film con i comici, io me ne astengo. La cosa incredibile è che in questo è ovvio che i personaggi maschili sono disegnati, come dire, in maniera particolare. In questo caso, vedendo il personaggio che ho interpretato io, anche a me sarebbe venuta voglia di cambiare quest'uomo, perché peggio di così non potevamo disegnarlo. Per cui questo, come dire, agevola il fatto che Luciana voglia cambiare quest'uomo. La cosa sulla quale interrogarsi è che dopo averlo formattato, dopo averlo cambiato totalmente, dopo averlo trasfigurato, insomma, non le piaccia. Questo è per cui voglio tornare al Piero di prima, che mi sembrava, per quanto Quel respingente, giorno più Pulsatilla divertente. non c'era. Non c'era Pulsatilla, erano rimasti i tre autori.
c'è comunque una battuta. Noi ci innamoriamo dei difetti, perché ci piacciono gli uomini che sono un po' strozzi, un po' pirla, un po' coglioni, quelle robe lì. E però poi dopo quando ci riempiamo li vogliamo, però quelle cose che prima ci piacevano, che ci intrigavano perché erano il diverso da noi, e poi dopo diventa una cosa fastidiosa. Quindi siamo anche belle tuonate, insomma, non è che poi siamo vincenti, perché poi star così non si sta neanche bene, si sta sempre in conflitto, no? E invece gli uomini in questo sono più sani, nel senso che se ne sbattono, cioè proprio se ne fregano, non vogliono cambiarci, fanno la loro vita, percorrono la loro strada, fanno le loro cose, si divertono, giocano, eccetera. Invece noi dobbiamo tenere tutto insieme, no? Il lavoro, i figli, la famiglia, e cambiare anche lui, perché vogliamo la cosa perfetta, e poi andiamo ai numeri e diventiamo delle iene. Purtroppo ne abbiamo. Certo, loro poi dopo vanno a Luna Park e avanti.